Alfonso Casillo, di nuovo secondo, con spero nessun problema, ma forse con la mancanza di conoscenza del tracciato, perché è la prima volta che tu corri qua. Soprattutto, e poi la terza manche, che praticamente era quella che si poteva pretendere, e a dire la verità avevo, diciamo così, iniziato una buona salita. Poi alla nona postazione c'è un'invasione di olio e lì praticamente la gara è finita, però tutto sommato
la macchina ha funzionato, è andato tutto bene, percorso bellissimo e niente, insomma, c'è da inchinarsi al discorso che il vincitore, il primo, comunque insomma ha fatto meglio perché per tanti, tanti motivi, conoscitore del percorso, insomma, ruggine a parte del sottoscritto che adesso sta cominciando, diciamo così, a prendere un po' d'aria, però per il resto è andato tutto benissimo. Ringraziamenti a tutti per l'organizzazione, per la bella giornata e per come è andata la gara. Bene, onore a te che hai menzionato Gaetano Rechicchi e comunque lui è nel tuo mirino. È ovvio, insomma si partecipa per vincere. Si partecipa per divertirsi ma anche per vincere, però voglio dire insomma pian piano stiamo mettendo a posto tutti i tasselli, poi insomma se siete arriverà. A decimi, siete vicini. Bene, grazie Alfonso Casillo e un arrivederci alla prossima gara. Grazie sempre a Renato Sport e Foto che ci mantiene sempre vivi tutti quanti. Grazie di nuovo. Passiamo alle 2SC1000 della scuderia Vesuvio su Elia Suzuki, secondo classificato Alfonso Casillo. Primo classificato dei piloti per passione, anch'egli su Elia Suzuki, Gaetano Rechicchi. E Gaetano vince anche l'assoluto di E2 Sport Car. Grande battaglia fra loro due, sono tre gare che se ne stanno dando di santa ragione. A un punto nel campionato. Scuderia Vesuvio su Elia Suzuki, secondo classificato Alfonso Casillo. Premio al direttore di gara Massimo Minasi. Dai, forza, forza! Che onore! Adesso veramente, mentre lo chiamo, vorrei la ola su Elia Suzuki della scuderia Piloti per Passione. Vince il quinto slalom di Luzzi, Gaetano Rechicchi. Premia Ida Lagri. Doppio applauso per Gaetano e per Ida. Grazie.